sarà ufficializzata durante il congresso nazionale che si terrà a Firenze dal 22 al 24 ottobre prossimi la trasformazione del movimento Sinistra Ecologia e Libertà a vero e proprio partito politico. Intanto ieri a Massafra si è svolto il primo congresso provinciale introdotto da Donatella Duranti, che ha illustrato ai presenti le direzioni verso le quali si muoverà il partito di Michi Vendola con l'intento di rinnovare la sinistra nel nome della democrazia e della non violenza. Noi riteniamo che questo nuovo partito possa rappresentare i bisogni e le esigenze dei cittadini italiani e possa rappresentare la svolta rispetto al panorama politico. Le tre commissioni del SEL, politica elettorale e verifica dei poteri, hanno approvato il documento fondativo del partito, eletto i delegati ai congressi nazionale e regionale, oltre a quelli del comitato provinciale e della commissione garanzia che si occuperanno di raccogliere le adesioni. Le iscritte e gli iscritti a questo soggetto politico nuovo della sinistra, anche qui nella provincia di Taranto, stanno mettendo a disposizione tutte le loro risorse di passione, di volontà, di intelligenza per la costruzione di questo partito. Noi domenica prossima celebriamo il congresso nazionale e quindi di fatto nasce Sinistra Ecologia e Libertà. Il congresso è stato presieduto dalla rappresentante della direzione nazionale di SEL, Paola Agnello Modica. Quel correntismo che l'ha fatto tanto male non ci sta.